Buongiorno a tutti, oggi andiamo a vedere il nuovo cambio sequenziale C-Magic, una versione ridotta rispetto a quella che abbiamo già unboxato sul canale, che vi consigliamo di andare a vedere, che va a collocarsi in una fascia di prezzo più bassa, offrendo però tutti quegli incredibili vantaggi e aspetti che hanno contraddistinto il suo fratello maggiore. Ma io non perderei tempo e andrei subito a vedere cosa c'è dentro la scatola. Allora, eccoci qua. Prima cosa che troviamo è il foglietto della garanzia. Vi ricordiamo come al solito che la garanzia italiana viene gestita direttamente a Pavia. E sempre guardando la parte meno interessante, vediamo che ci sono delle viti di montaggio. Infatti, il Q1S può essere montato in diversi modi e delle mollette per i profilati, quindi può essere montato appunto anche su una postazione come per esempio le track racer. Abbiamo anche dei cavi, in questo caso soltanto uno, che permetterà appunto di collegare il Q1S sia al vostro PC qualora voi non aveste una base C-Magic o direttamente alla base C-Magic. Cosa interessante è che potete utilizzare il cambio Q1S direttamente col software dell'Alpha, quindi tutto questo vi permetterà un cable management più semplice e più veloce. Altra cosa che troviamo è appunto il pomello. È lo stesso che troviamo nel Q1. Vi ricordiamo che per le confezioni definitive, a seconda della versione che scegliete, c'è soltanto un pomello nella confezione. Quindi, se scegliete la versione lunga, avrete solo la versione lunga e ovviamente solo la versione corta per quello corto. Dopodiché, troviamo il cambio sequenziale. Allora, vediamo cosa è cambiato. Allora, la prima cosa che notiamo, tirandolo un attimo fuori, è che è molto più piccolo. Gli ingegneri C-Magic dichiarano il 25% più piccolo rispetto appunto al Q1. Quindi sarà più facile da abbinare alle vostre postazioni, che spesso magari a fianco avete anche il freno a mano, avete il cambio ad H, quindi non avete a disposizione tanto spazio. Un cambio sequenziale di queste dimensioni vi aiuterà a gestire meglio gli spazi all'interno della vostra postazione. Subito poi salterà ovviamente all'occhio che non ci sono né i pulsanti né il display LCD. Questa è una cosa che riteniamo non fondamentale per un cambio sequenziale, quindi secondo me è stata corretta la scelta di rimuoverli per abbassare appunto i costi. Vi ricordiamo che i prezzi li potete trovare su Direct Drive Italia e questo prodotto si colloca all'incirca 100 euro sotto rispetto alla versione standard. Altra aggiunta in questo caso rispetto al Q1 è appunto la leva del neutro, utile per le partenze per esempio durante i rally, ed è in buona sostanza può essere assegnata come ulteriore tasto, vi potrà aiutare appunto a regolare anche questo aspetto. Abbiamo le regolazioni della durezza. Parlando di questo aspetto, rispetto al Q1 che aveva una diciamo il suo più grande pregio poteva essere il difetto per qualcuno, ovvero l'eccessiva rumorosità, perché era un cambio veramente molto rumoroso, dava una sensazione di innesto veramente ottima, ma ovviamente non si può avere tutto. Questo Q1S invece è stato ottimizzato sotto questo punto di vista e introduce dei cuscinetti che renderanno il rumore della cambiata un pochino più silenzioso rispetto a quello che era appunto il Q1. Questo è un aspetto che sappiamo può interessare a molti di voi che magari condividono la stanza con altre persone, e ovviamente un clack bello deciso potrebbe infastidire il vostro ospite o la persona che è con voi. Dicevamo, da questo punto qua si può andare a regolare l'intensità. L'intensità la si può regolare appunto con la brugoletta che trovate in questa confezione. E ovviamente più tirate fuori questo diciamo dado, più la cambiata risulterà morbida, più sarà stretto, più la cambiata risulterà secca e decisa, e quindi si avvicinerà molto di più a quello che è una macchina da rally. In questo caso io la smollo un pochino per farvi vedere come si sente una volta che andate a cambiare. Come vedete è molto più silenzioso, ovviamente però la sensazione di innesto cambiata rimane molto simile, infatti l'ingranaggio utilizzato per questo Q1S è lo stesso, quindi un meccanismo epicicloidale che vi permetterà appunto di andare a simulare proprio l'innesto della marcia che avreste appunto su una macchina reale. Io per questo video avrei concluso. Se avete domande, vi ricordo di scrivere nei commenti, vi rispondiamo subito senza alcun tipo di problema. E vi ricordo sempre di lasciare un like e ci vediamo al prossimo video. Ciao!